Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, sono sempre Giovanni Foyce. Ci troviamo a Roma e stiamo andando a mangiare a questo ristorante qua, a Chianca, Rist e Braceria, perché me l'avete consigliato su Instagram. Come sempre io leggo quello che mi scrivete su Instagram. E oggi sono curioso di questo posto perché ha una formula all you can eat di carne. Ma io sono sicuro che stasera ci sta l'infulato. Alla fine 45 euro costano. Quando vai a mangiare la carne, quanto spendi a capoccia? 45 euro. Sì. Vedremo se converrà, se vale la pena, soprattutto se è buono. Come compagni di avventura in questo video abbiamo il solito Emanuele, che quando siamo a Roma è sempre presente. La Memli, che ovviamente stava andando a mangiare a carne, a ciccia buona, si portava la Toscana. E Marco Menna, che non c'entra niente, è passaggio a Roma, quindi fa e vado video a mangiare una bella carbonara. La prima volta che è a Roma con me e lo porto a mangiare in un posto in cui non sono mai stato. A Chianca, a Shank. Dove si può pronunciare questa cosa? Ah, appena entrati. Vediamo un po' di ciccia. Guarda che bella. Anche carne frollata hanno. Ah, devo dire questa cosa perché fa molto ridere. Abbiamo incontrato uno youtuber e altri food influencer di Instagram. E io sono sicuro che loro faranno uscire il video tipo a breve. Quindi io questo video lo farò uscire domani alle 2. Iniziamo con un bis di tartare della stracciatella di Andrea. Carpaccio di scottona, roast beef, della salsa tonnata, capperi fritti e terra d'olive. Dopodiché avete un bis di polpette con tre salse diverse. Poi al finire avete un tortino di melanzana sul fondo di parmigiano. Dopodiché la carne la sceglierete voi nell'espositore, è illimitata. Potete prendere tutta carne che volete, basta che la mangiate. Pata negra o un tris di salumi iberici. Avete una bruschetta con guanciale, pomodoro, una tartare e un chilo di rubia gallega. Le bevande sono escluse. Ah, intanto che mi ha detto che avanza il cibo sul tavolo, non mi conosce. Non è avanzerà. È un'offesa. 4 menù normali, fai tu il resto. Chi ci hanno dato? Un vino che sa di cioccolato. Ci hanno dato un vino che è in velluto e che sa di frutti di bosco. Comunque io volevo dire tutto questo, che era molto bello il fatto di tirare il piatto di plastica, che è carta. È plastica o carta? È plastica. Foglie di palma. Foglie di palma, scegli. Ed è bello che il bicchiere accompagna i colori, sia della tovaglietta e tutto quanto. Grazie. Scusi, c'è una signora a tavola. Andava servita prima la signora, però. Ma non c'è la signora. Lei ha sentito prima. No, lei ha capito la citazione. C'era di tipica romana, ragazzi. Grazie, ragazzi, che vi pensate sempre quando vengo a Roma. Lui è lo youtuber a cui domani ruberemo il video. Bella, ragazzi. Ti volevo solo avvertire che per colpa tua stanotte non dormirò. Lo faccio uscire domani, lo monto tutta la notte. C'è fredda, ragazzi. Che è tartare, che sei fredda, scemo. La tartare è con patata americana, pistacchio e porro fritto. Qui abbiamo una patata italiana, crema allo zabaglione e tartufo. Seconda portata un carpaccio di scottona con delle olive taggiasche, sedano e cipolla rossa di tropea. Qui abbiamo un roast beef con della salsa tonnata, capperi fritti e terra d'olive. Triste di polpette. La prima è una salsa con pomodoro dolce. Questa al centro è la salsa con basilica e acciughe. Quest'altra è senape e miele. Allora, sull'antipasto sicuramente non vanno lenti. È arrivato in 3 minuti e le portate tutti insieme. Comunque, assaggiamo. Ancora. Un tortino di melanzana. Ultima portata comprende un tortino di melanzana su fonduta di parmigiano. Ah, questo è buono. Il terriccio di venere è molto buono sopra. Questo è senape. Vuoi ricordare qualcosa di quello che ha detto? Ha detto 14 piatti e non mi ricordo assolutamente nulla. Bello il sapore, molto molto buono. Io non ricordo assolutamente niente di quello che ha detto. Questa qui è la tartarina, vediamo. Io adesso assaggio tutto quanto, poi vi dico. Ma poi sono adattato. È già ubriaco questo. Polpette sono troppo buone. Roast beef pure, penso che sarà tosta questo. Mangiato. C'è stato portato extra del pata negra non richiesto. Però ben accetto, intendo. Ci avevano portato roba extra. La merenda dei minatori era pane, pomodoro e poi ci mettevano il latte di colonnato. Io l'ho rifatto però con il grasso di pata negra. Cazzo, vaffanculo, ho sbagliato menù. Devo prendere quello dei ricchi. Io un po' da Marco me l'aspettavo questa risposta. Abbiamo sbagliato menù. Facendo un resoconto, buono tutto a parte il pata negra che era speciale. Polpette, punto extra perché erano molto buone, quindi la carne è buona. Il resto, normale da ristorante. Ora, sperando che loro non siano già pieni, passiamo alle carni. Vuoi venire con me a guardare le carni e far finta che sei esperto? Fanno finta. Vai. Allora, Emanuele, tu sei un esperto mondiale di carne, quindi a intuito ci dici qual è la migliore. Alla parte che la sashi come primo sapore magari eviterei. Lui ti guarda male già. Se volete vi taglio la sashi, ma nel menù da 45 la sashi noi non la diamo. Ah, ok, quindi non è inclusa, ok. Il menù da 45 prevede carni frollate. Ovviamente io non è che mi sono inventato l'acqua calda. Io che faccio? Compro bestie intere, no? E poi una parte della carne viene smaltita nei differenti menù. Solitamente quello che noi prediligiamo è la frisona, la pezzata rossa, la selezione prussiana, il castrato, l'Irlanda, tutti questi tipi di carne qua. E poi li facciamo
di frullare e possono andare nel menù da 45. Quindi siamo bravi nell'acquistare e poi a farli rientrare in questo menù, perché sarebbe quasi impossibile, perché ci sono carni tipo la sashi che hanno proprio un costo diverso di partenza e non potrei mai starci io nei 45. Ok, io voglio mangiare solo esclusivamente cose nel menù da 45, okay. Quindi non ci perdiamo. Ok, devo interrompere il video perché devo raccontare questa cosa che non si è capita ma fa veramente troppo ridere. Il 29 agosto, quando ho girato questo video, cioè ormai un mese fa, io sono andato in quel ristorante perché dei TikTok che facevano vedere questo menù di carne all yukinit a 45 euro erano andati virali. Quindi io, Emanuele, Marco ed Emily siamo andati a provarlo per fare questo video. La cosa divertente è che ci siamo ritrovati in una serata tra influencer, cioè c'erano tantissimi influencer di Instagram e food vlogger che erano stati invitati quella sera a fare dei contenuti sponsorizzati, quindi oltre ad essere invitati li pagavano anche probabilmente, ed io avevo prenotato quella sera a caso, cioè io non è che ero organizzata con gli altri food influencer, non ero invitato. Il proprietario non l'aveva capito, cioè il tipo che era in cucina ci continuava a mandare patanega, cose extra nel menù, perché era convinto che noi facessimo parte di questo team di influencer, e non era così. Noi eravamo a caso, quella sera abbiamo prenotato a caso in quel ristorante e ci siamo ritrovati lì. Avevamo prenotato per conto nostro ed eravamo lì semplicemente per fare il contenuto. Niente, era un aneddoto che faceva molto ridere. Continuiamo col video. Hai capito che quella è la furbata su come possono far rientrare questo menù da 45 euro? Allora tu devi sapere che quando è così è marketing. Ovviamente noi adesso stiamo parlando di ristorante. Se la carne è buona, a prescindere che sia un menù da 45 euro all you can eat o no, la gente ci viene. Detto questo, lui ha trovato il metodo, il proprietario, per far rientrare nei costi delle carni frollate. Quindi tutto quello che è fuori menù, quindi la sashi, la lubega lega, che hanno dei prezzi sì, ovviamente fuori di testa per entrare nel menù. Infatti mi sembrava strano che fosse la sashi lì. Ora tocca vedere se la carne che mangeremo stasera, quindi l'uruguayana, la T-bone, se effettivamente sono buone. Perché io vi assicuro che se c'è una cosa che vado a mangiare fuori è la ciccia. La ciccia. Non dico che ne ho mangiati 200.000. Se la Milano e Firenze ci andiamo spesso noi. Andiamo a vedere se è buona, vai. T-bone, Irlanda, 50 giorni quella? Sì, sì, ma non la sento proprio, un buco. Allora, lasciando un po' dove appatto, dove l'ho messo. L'aspetto è molto bello. Per un toscano qua è stracotta, no? È stracotta. Togliendila subito da qui. La carne è cotta, forse un po' troppo, ma è buona. Importantissimo, più al sangue, perché a quei pezzi sono proprio cotti. Siccome è una carne che ha molto grasso dentro, se non supera la soglia del sangue, quindi fa proprio bene. Amore, così non te la bevi più, va bene? Non è colpa sua della carne. Va bene. Però è molto buona. Però è molto buona. Questa parte qua, con questo grasso qui, è la più buona in assoluto. Cioè qui, vicino dove è rimasta un po' più al sangue, il grasso lo accompagni con la carne, è molto più buona. All'esterno, a parte che secco tanto, per me non è buona. Perde un po' più. No, perde tanto. Però in compenso gli do un 7. Toscana non mi boccia presente. No. È cruda, sì. Ok, perfetto. Devo assaggiare, sono curioso. Si sente una carne frullata 50 giorni, il sapore è molto più forte, ma a me sa che mi fa impazzire. A Emanuele, che sapevo che la carne frullata gli dava un po' più fastidio. Più che altro è il giorno dopo che ci sto. È vero, il giorno dopo con la carne frullata ti rimane un po' sullo stomaco, come quando mangi i costini a Rodaus. Ah, comunque, cioè a me piace. Situazione attuale, abbiamo preso due carni e Marco non mangia più. E lui sta dando forfait, non ce la fa più. Quindi è qui che la formula all you can eat funziona, sui deboli. Se ci fossero stati quattro Giovanni ed Emily, voi andavate a fare l'istituto. No, oh, questa era molto più buona, molto più strong, a noi ci piace tanto questa. Vai, facciamo anche la costata. Vai, la mangiamo io, Emily. Ah, così proprio. Ma è la parte più buona. Comunque è incredibile che lo fa Emily, non lo fai te. 30 anni ti hanno cambiato, Emanuele. Allora, questo qua è castrato. No! Poverino, però. Emanuele, cos'è il castrato? Parlacene un po'. Non sta mangiando senza potere. Non c'ha più quelle cose tonde. Però là che, sotto. Che animale è, almeno lo sai. È la vacca maschio. E si chiama? Vacco. Non lo so come si chiama. Come si chiama? Roberto! Come si chiama? Il manzo. Ah, manzo, ok, vabbè. Il filatale faccio tutto. Il sapore è molto simile a quello di prima, un po' meno forte, ma molto meno grasso. È molto più apprezzabile secondo me. Amore, noi che giriamo tanti ristoranti, questa cena quanto l'avresti pagata? Tre carni, un po' di antipastini, quattro bottiglie d'acqua e un vino. 2,20. Secondo me sì, ci sta. In due paghiamo 610, una cena così, sì. Io che ragazzi, ragazzi, il mio digestivo. Oh, un bel amaro. Bellino, come si
chiama? Emanuele che non mangia. Esatto, Emanuele non mangia. 2,27. Va bene. Mi dispiace. Vuoi offrirci una bottiglia di vino? Te lo possiamo accettare. Di dove sei? Di Salerno. Di Salerno, accettiamo assolutamente. Soppieno. Ci ha fatto sconto. 200. Comunque possiamo dire che abbiamo preso esattamente il prezzo di Emily. Ma ovviamente. 2,20 preciso abbiamo detto. 2,27. Allora, domanda velocissima. Secondo voi, cosa pensate di questa forma di questo ristorante? Beh, ha più che senso, giusto così. Pure con gli antipasti, cioè, quelli comunque stanno a lavorare, non è che ti stanno a regalare roba. Okay. Maniera. Però ricordiamo che l'antipasto ci hanno detto che non è obbligatorio. Però meritano, cioè. Non ti avrei detto che era buono il ristorante se non fosse stato per i Volpetti. Esatto. I Volpetti hanno dato lo spinto a tutto. Te che pensi, Toscanaccia? Allora, io penso che devono andarci stomaci belli potenti, perché sennò vai a spendere più o meno uguale alla fine, capite? Quindi il senso del all you can eat poi cade. Vai, mi dica. Grande operazione di marketing, carne nella media, antipasti buoni, complessivamente da provare. Lei è molto politico. Io vi dico una cosa che è molto più importante di questo ristorante. Stanno per succedere delle novità molto importanti su Okami. Il mio caro collega Emanuele già sa, ma vi chiedo un favore: seguite la pagina Okami, che vi lascio qua sotto in descrizione, con cui c'è il tag di Instagram. Seguitela veramente, perché stanno... Sono felice, lo vorrei dire, ma non possiamo dirlo. Farò una cosa per tutti quanti. Che poi fa un sacco ride, perché questo video è stato girato un mese fa e in realtà la cosa su Okami è già successa, perché in questo momento ci sono gli sconti fino al 50% su tutto il sito. Quindi fin dalla prima collezione all'ultima, passando dalla college, tutte quante sono allo sconto massimo possibile. Stiamo svuotando il magazzino e ogni giorno arrivano ordini su ordini, quindi se volete comprare un capo Okami, questo è il momento giusto. Vi dico che il prezzo meglio di così non posso assolutamente farlo. Vi lascio il link qua sotto per andare sul sito Okami, vi lascio qua sotto il link per comprare su Okami e vi dico che ne vale veramente la pena, perché state comprando prodotti di altissima qualità a un prezzo bassissimo. Continuiamo con il video, grazie a tutti. Detto questo, abbiamo speso esattamente quanto avremmo speso se non fosse stato gli all you can eat, ma la carne vale la pena. Cosa più importante, veniteci con chi c'ha uno stomaco di ferro, perché comunque veramente è il primo all you can eat di carne frollata in Italia. È molto particolare, secondo me potrà avvicinare un pubblico più giovane, un pubblico inesperto alla carne frollata. Detto questo, grazie ai amichetti qui che ci hanno fatto compagnia durante il video. Un bacio a tutti quanti, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e se vi va supportate il video con un bel commento. Io vi aspetto sulla pagina di Instagram Okami. Ciao raga, alla prossima. Comunque qui si stanno lamentando per il fatto che era pesante la carne. Cioè Emanuele si mangiava pure lì sassi. Si sta lamentando i due pezzettini di carne frollata che si è mangiato. Non ci abbiamo più l'età comunque. Dopo i 28, Gaviscon e Jeff. Raga, sì, ho chiuso, ma questo è un easter egg. Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta con Gaviscon. Non c'è più voce.